Bentornati su Pokémon Zaffiro Alpha. In questa parte siamo assolutamente prontissimi per andare a visitare la città di Mentania, ma prima dovremo sicuramente affrontare il percorso 117, dove ci sono parecchi allenatori, quindi prima... Vabbè, tu che mi dici? Ciao. Ho lasciato il mio Pokémon alla pensione. Quando l'ho ripreso avevo imparato una mossa che prima non sapeva. È stata una bella sorpresa. Oh. Ottimo. Quindi da questa parte potremo trovare la pensione Pokémon. Ci prendiamo cura dei tuoi Pokémon. No, non l'avrei mai detto, guardami. Bene, c'è la solita vecchietta col marito fuori. Ma io preferisco non lasciare momentaneamente nessun Pokémon, dato che la mia squadra è ben allenata. Bene, 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 chi abbiamo qui? Anna è eccezionale, assieme a lei ti batterò. Accidenti, non posso permettermi di fare figuracce davanti a Ida. Non sono delle gemelline, quindi... Anna e Ida, senior e junior. Che se non erro sono... maestra e allieva, tipo una cosa simile. Va bene, entriamo in campo con Grovyle e Swallow. E ci prepariamo all'attacco. Tipo aerassalto su Makuhita e cresci pugno su Zigzagoon. Yeah, proprio così. Grazie. Ok, tentenneremo grazie al bruciapelo. Però Grovyle attacca con cresci pugno e fa fuori Zigzagoon, aumentando il suo attacco favolosamente. Intanto Swallow si aggiudica il livello 26. Va bene così. Mentre Makuhita sta ancora in piedi. Maledetto. Ok, basta. E... zam, zam. Grazie, ero assalto. Mancava proprio il suo attacco. Dunque, abbiamo avuto la meglio contro Anna e Ida, senior junior. Accidenti, certo che potevi lasciarci vincere. Mi spiace, Anna. Se la vi. Molto bene, da questa parte troveremo delle Bacananas. Quindi sono quattro piantine di Bacananas. Insomma, otterremo in totale 8 Bacananas. Vabbè, potrebbero comunque servire per le Pokémelle. Io vi consiglio sempre comunque di prendere le bacche, tutte le bacche che trovate nei vari percorsi. Ok. Da questa parte cosa troviamo? Hela? Tu chi sei? Sono nel bel mezzo di una gara di triathlon. Forza, lottiamo! Ma, ok. Sono tutti triatleti. Nicola triatleta, eccola, anche lui con la tutina super sexy attillata. Sono tutti ciclisti qui, mamma. Doduo. Allora, vai in campo con Swallow. Allora, mi sa che è meglio sostituire con Electrike. Sì. Eccoci qua. Ok. Furia. Bravo, sì. Sfogati quanto vuoi. Dai, Doduo. Sì, basta adesso. Ok. Colpi inflitti 4. Adesso attacchiamo noi con raggio scosso e scintilla. Meglio scintilla. Eh sì, però non è giusto, Doduo. Ok, vai con scintilla. Mannaggia, mancava pochissimo. Vabbè, sono comunque veloce, vai con attacco rapido. E tam tam. Addio Doduo. Ok ragazzi, adesso non chiudete assolutamente il video. Non dovete. Perché? Perché a Mentania troveremo degli oggetti parecchio importanti, come mega pietre. Oh, non dovevo dirlo. Spoiler? Chissà. Comunque sia, vi invito anche a lasciare un bel mi piace al video e commentare sotto magari dicendomi la vostra. Che fa sempre bene, un commento è sempre gradito. Oh mio Dio, Lidia alleva Pokémon che possiede un team intero di Pokémon. Bene. Benissimo. No vabbè, tranquilli. Arriveremo a compiere tutto quello che c'è da fare a Mentania. Ok, KO Wingull, anche perché non sono dei Pokémon molto forti. Magari che vanno subito KO. Grovyle sarà al 29.
stiamo tipo una favola tra livelli e mosse, eccetera, eccetera. Sì, stiamo parecchio bene. Adesso dovremo anche affrontare il percorso successivo a Ciclamipoli. Quindi magari vi faccio vedere dopo. Allora, Azuril, sostituiamo e mettiamo Grovyle. Ok. Adesso, Fendifoglia, sì. Va bene questa mossa. Zam, zam, zam. Quanto è figa Fendifoglia. Ok, prossima scelta è Goldin, quindi lasciamo in campo il nostro Grovyle che magari può attaccare benissimo con una mossa di tipo Elva, ad esempio Fendifoglia. Mi piace usare sta mossa. Ok, basta. Prossimo Pokémon, possiamo un po' a vedere. Skitty! Oh! Continuiamo con Grovyle perché abbiamo anche Crescipugno, quindi è ottimo. Aumentiamo anche il nostro attacco per l'ultimo Pokémon che verrà. E non va KO, no, non ci credo. Skitty, come fai? Skitty, no, no. Cavoli, no. Grovyle, sei innamorato. Bene. Attacca, ti prego. Oh, fantastico, riesce ad attaccare comunque. Ottimo. KO Skitty, l'ultimo Pokémon della leva Pokémon. Scusate il gioco di parole. Che è Budeu. Budeu. Vabbè, preferisco cambiare, che è meglio. Vai con Swallow. Hello. Ok, rieccoci qui. Adesso, misero Pokémon di tipo erba. Vai KO e basta. Ok, basta. Vinciamo sulla leva Pokémon e niente. Andiamo avanti, semplicemente. Addio Lidia. Dunque, da questa parte, al percorso 117, avrete la possibilità di trovare ottimi Pokémon selvatici, se così possiamo definirli. Eh beh, no, non proprio ottimi, vabbè, comunque. Volbeat, vabbè. C'è la particolarità di trovare Volbeat su Zaffiro Alpha e Illumise su Rubino Omega, se non erro, se è così. Allora, bimbo. Qui si respira un'aria proprio pulita. Oh. Ok. Tu chi sei? Non sei un pigliamosche, questo è poco ma è sicuro. Infatti sei un insettologo. Ma il mio amore per i Pokémon è rimasto tale e quale. Quindi prima era un pigliamosche, adesso è un insettologo. Fantastico. Parte la sfida di Leopoldo insettologo, che è molto inquietante. Molto. Ha uno sprite molto... come dire? Non lo so. Ninkada. Dunque, l'insettologo secondo me va spazzato subito in un attimo, grazie agli attacchi di Swallow, tipo aereo assalto, quindi KO Ninkada. La prossima scelta è, intanto Electrike si aggiudica il 20, fantastico, l'evoluzione è sempre più vicina. La prossima scelta è Dustox, quindi si continua a lottare con Swallow e zam zam, quanto amo aereo assalto, è figa. Ok, ultimo Pokémon disponibile, intanto Swallow si aggiudica il livello 27. Vorrebbe apprendere anticipo, ma preferisco anche di no. E l'ultimo Pokémon è... Beautifly! Dunque, sempre era assalto. E basta, è inutile dirlo. KO Beautifly. Ciao ciao. Ok ragazzuoli miei, adesso troveremo quello strumento particolare. Mi sa che è arrivato il momento. È arrivato il momento? No, non ancora. Sì, è arrivato il momento. Aspettate un attimo. Che ne dici? Non sono carini questi fiori? Li ho piantati tutti io. Ah, peccato che io li calpesti tutti. Però non c'è proprio la grafica figa che magari fa vedere i fiori calpestati. Ok, basta. Lì c'è uno strumento. Adesso lo prendiamo subito. Ma prima, ragazzi, c'è qualcos'altro che luccica. Otteniamo la Mawilite. Anzi, troviamo la Mawilite. E beh, un'altra mega pietra molto importante. Quanti di voi hanno già in team Mawile? Magari avete l'intenzione di
di far mega evolvere questo Pokémon. Ok, troviamo la Mega Ball. Ottimo. Magari scrivetemi sotto nei commenti che team avete, o magari che Pokémon volete far mega evolvere. Dunque, qui c'è un albero, magari dopo lo tagliamo per prendere l'oggetto che c'è dietro, che sta proprio lì. E nada, te sei un altro allenatore. Ciao. Senti, ti va di lottare contro la squadra che sto allenando? Sì, dai. Parte la sfida di Isaac alleva Pokémon che possiede un altro team al completo. Ma che bella gioia, ma... ma non dovevate? Ma cosa andiamo via dicendo? Ok, era salto, vai. E zom zom. Amo dire zom zom. Ho tutti sotto i commenti, zom zom. La prossima scelta è Aaron, quindi sostituiamo e mettiamo Grovyle, che grazie a Crescipugno andrà a KO. Esatto. Allora, facciamo in fretta perché ho altro da farvi vedere. Diciamo che vi spoilerò questa piccola parte qui. Non troveremo soltanto la Mawilite, perché troveremo ben altro, quindi stay tuned, guardate tutto l'episodio perché ne vale la pena. E basta. Cavoli, Rocciotomba, Aaron resiste grazie a Vigore, sta succedendo il finimondo, regà, non si può continuare così, no! Vabbè, KO Aaron. Arrivederci. Allora, l'altro Pokémon è Tylo, quindi no, dovevo sostituire, dovevo switchare su Electrike. Però sì, ho dimenticato, l'ho dimenticato. Vai con Fendifoglia. KO comunque. Ok, mancano tre Pokémon da mandare KO. Ma sì, continuiamo con Grovyle, tanto c'ho Crescipugno. Sono tutti Pokémon non troppo forti, facili da domare. Quindi, niente paura. Ed è anche facile livellare con questi Pokémon, quindi vi consiglio vivamente comunque di lottare con questi allenatori qui. Dunque, Pochiena. Continuiamo. Ok, non sono poi così lotte avvincenti, ma state tranquilli che arriveranno. Arriveranno, sì. Ultimo Pokémon disponibile della leva Pokémon. Intanto Grovyle sale al 30, mancano 6 livelli all'evoluzione, al terzo stadio evolutivo. Quindi, oh mio Dio, manca pochissimo. Cioè, siamo avantissimo. Cioè, ho anche uno Swellow a livello 27, un Electrike che si sta quasi per evolvere, e tra qualche episodio catturerò il quarto membro. C'è tipo qualcosa di... Siamo benissimo. Ok, Makuhita usa bruciapelo, deve fare per forza questa mossa qui all'inizio, se no non è mica contento. E ok. Basta. Dovrebbero essere finiti gli allenatori del percorso 117, non vorrei dire una cavolata, però. Hai allenato la tua squadra in modo fantastico. Ma grazie mille, parlavo proprio di questo 5 minuti fa. Ok, basta. Bene, 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 sì, siamo arrivati a Mentania, ragazzi. Direi di fare un salto al centro Pokémon, che mi sembra più che giusto. Salve donna. Buongiorno, sei in un centro Pokémon. Non l'avrei mai detto. Ci sono troppe risposte ovvie dentro questo gioco, ma non so per chi siano fatte. Magari per i duri di comprendonio, per la gente che non vuol capire che qui c'è un centro Pokémon. Tu chi sei? Uomo che fissa la mappa di Owen. Una volta Mentania era famosa come il trampolino di lancio per entrare nel mondo delle gare live. Ti parlo di quando ero ancora giovane e in gamba. Adesso sei un vecchietto stupido. Basta. Pokémon Market. Dunque, da questa parte vediamo un po' cosa troviamo adesso. Oh, troviamo le Curable, Minor Ball e Chick Ball, che non mi servono tra l'altro. Ma dovrei comprare... non lo so, qualcosina qui. Da Mentania in poi aggiungeranno le Ultra Ball, se non erro. O magari c'erano da Ciclamevoli, boh. Ok. Quanti repellenti max c'ho? Non ne ho manco uno, quindi meglio comprarne 10. Vanno bene. E poi. Ultra Ball, compriamone 5.
Vanno bene, sì. È finito il cash, ragazzi, è finito il cash. Non ci sono più money. Però tranquilli, ce li rifaremo un'altra volta. Allora, prima di andare dentro il tunnel Menferro, cavolo, stavo per dimenticare una cosa davvero, ma davvero importante. Devo andare a ritirare nel mio box lo Zigzagoon, che mi serve un attimo da schiavo per spaccaroccia e taglio, tra l'altro, perché devo farvi vedere uno strumento che si trova qui dietro. Facciamo subito, eh. Allora, spaccaroccia. Dunque, facciamola prendere a Zigzagoon, dato che comunque potremo usarla grazie alla vittoria in palestra a Ciclamipoli. Insomma, dopo aver sconfitto Walter. Ok, adesso il mio Zigzagoon conosce anche spaccaroccia. Mo, prima di andare, volevo andare qui dietro a prendere sto strumento. Oh yes. Attiviamo, iniziamo ad attivare il repellente max. Così magari i Pokémon non ci rompono. E signori miei, troviamo un revitalizzante. Va bene così. Dunque, da questa parte, ritornando a Mentania, potremo facilmente trovare la casa dello zio di Lino. Casa di Linda. Chi è Linda? Lo vedremo tra pochissimo. Go! Andiamo dentro il tunnel Menferro. Sono delle rocce. Spaccaroccia? Ma è ovvio. Non troviamo niente. Oh, un Pokémon selvatico. Dovete sapere che spaccando le rocce solitamente si trovano anche degli strumenti. Quindi magari spaccate quanto più rocce vi pare, che magari è meglio. Troverete tipo da, non lo so, pietre stante, pietre dure. Chi più ne ha più ne metta. Proviamo a spaccare anche questa. E sprom. Non troviamo niente. No, un altro Pokémon selvatico, tanto per farmi perdere tempo. Vero? Grazie mille, Geodude. Ok, vabbè, fuggiamo subito in fretta, dato che questi Pokémon qua non mi interessano. Ok. Allenatore. Oh, come ti chiami? Come... aspetta. Come chiami un uomo che vive sui monti? Un montanaro, giusto? Perché un Pokémon che vive sui monti non si chiama Pokémon montanaro? Ma perché ti poni queste domande, amico? Parte la sfida di Mike Montanaro, possiede due Pokémon. Chi poteva essere se non Geodude? Mi sembra più che ovvio. Allora, è meglio sostituire con Grovyle. Usando mosse di tipo erba avrò modo di vincere facilmente. Ok, rotolamento. Mamma mia che danno. Ed era anche brutto colpo, eh. Va bene, andiamo a difendifoglia. Tanto non lo mando KO, grazie. Ma... ok, Geodude, questo Geodude non aveva vigore, quindi meglio per noi, sì. La prossima scelta è Machop, quindi cambio di Pokémon e switchiamo su Swallow. Anche se potevo usare Crescipugno, però ok. Ok, eccoci qui con Swallow. Usiamo subito, subito, Aerassalto. E vinciamo su Machop. Vinciamo, per meglio dire, sul Montanaro, sì. Oh, quasi livello 28 per il nostro Swallow. I miei Pokémon sono rimasti senza energia. Te credo. Allora, prima di andare da quella parte, volevo farvi vedere un'altra cosuccia. Non si trovano strumenti qui, vero? No, non ci sono strumenti nascosti. But da questa parte, al percorso 116, troveremo degli occhiali neri. Quindi, bene. È un altro pazzo insettologo. Mi sono caduti gli occhiali, mi aiuti a cercarli? Quegli occhiali, posso vederli un attimo? Questi sono degli occhiali neri. Non sono quelli che cerco, forse i miei occhiali non sono qui. Ok. Questo insettomane maniaco, stranissimo, brutto e orrendo, scappa, non so dove va, eccetera eccetera, ma qui troviamo del PSSU. Un PSSU che fa anche bene. Qui non c'è nient'altro e allora bene,
potremmo andare a raggiungere i due piccioncini. Uno dall'altro. Oh, aspettate un attimo. Prima. First. C'è un altro strumento. Etheremax. Va bene. Ok. Salve. Che succede qui? Come vorrei avere la forza di spaccare queste rocce? Per caso hai con te un Pokémon capace di usare spaccaroccia? Per favore, potresti chiedergli di frantumare queste rocce per me? Ok, va bene. Grazie mille! Ok, spacchiamo queste rocce. E niente, facciamo rincontrare i due fidanzati tra il tunnel Menferro e Mentania, comunque sia. Con tre semplici rocce non riuscivano né a toccarsi né a vedersi. Diciamo, questa è la legge dei Pokémon. Vabbè, comunque sia. Wow, hai liberato la strada. Come segno della mia riconoscenza ti prego di accettare questa. Ragazzi. Otteniamo l'agronite. Oh mio Dio, cioè, stiamo praticamente ottenendo delle mega pietre a random, da gente a random, tramite eventi casuali, o magari semplicemente troviamo stesse mega pietre in mezzo ai percorsi. È davvero molto ma molto strano, ma al tempo stesso bello. Magari non perdiamo tempo all'ultimo. E niente, sembra dotata di qualche potere misterioso, ma non credo che io riuscirei a sfruttarla. Oh, Linda, ora posso venire a trovarti tutte le volte che voglio. Che bello, vieni a prendere un tè a casa mia. Ok. Dunque, ritorniamo a Mentania, dato che è tutto finito. E niente, alla fine cosa si verrà a scoprire? Che questa Linda è la cugina di Lino, quindi bene. E la sua abitazione è qui, dove vi avevo fatto vedere praticamente poco fa. Troveremo sia lo zio di Lino. Salve zio di Lino. Oh, sei tu! Mi spiace, Lino non c'è. Dopo che l'hai sconfitta a Ciclamipoli ha deciso di mettersi in viaggio per allenarsi. Se ora ha così tanta energia e voglia di vivere è di certo merito del Pokémon. Incredibile, il ragazzo di mia figlia ha scavato un tunnel con le sue mani. Quindi questa è anche la zia di Lino. Ed ecco i due piccioncini, mi metto in mezzo, sì. Grazie a te adesso posso vedere la mia ragazza tutti i giorni. Felice? Felicissimo, direi. Sì. Ah, sei tu, Dark. Lino mi ha parlato tanto di te. Io sono sua cugina, che piacere conoscerti. Va bene. Allora, diciamo che le casette di Mentania sono molto ma molto povere, non c'è niente da vedere, non ci sono strumenti da prendere, non c'è un bel niente. Troveremo di interessante le gare live, dove potremo partecipare alle gare di livello master, cosa che si poteva fare anche a Porto Selcepoli, però troverete diverse sedi, se si può dire, in delle varie città. La prossima città in cui troveremo le gare live è Brunifoglia, ma ovviamente non vi farò vedere di nuovo le gare live perché ve le ho già fatte vedere, tipo, sì, esatto. E quindi niente, abbiamo finito con Mentania, molto ma molto breve, però coincisa. Cioè vi ho fatto vedere tutto in modo coinciso. Spero di essere abbastanza convincente quando dico le cose, eccetera eccetera. Comunque da questa parte c'è il percorso 111, percorso che andremo ad esplorare soltanto nella prossima parte. Quindi ragazzi, restate assolutamente con me, nella prossima parte vedremo tante tante cose. Quindi, come al solito, vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di commentare sotto dicendomi la vostra, magari su quello che vi ho chiesto all'interno del video, e di passare su pokemontimes.it. Quindi, niente, Dark vi saluta e ci si becca con la prossima parte di Pokémon Zaffiro Alpha. Ciao a tutti!